Il problema numero 34 tratta il caso di una moneta che viene lanciata a risalire un piano inclinato di 18 gradi, incontrando dell'attrito, sapendo che il coefficiente d'attrito radente dinamico fra la moneta e il piano è pari a 0,23. Mentre il coefficiente d'attrito radente statico fra la moneta e il piano può raggiungere il valore di 0,35. La richiesta è quanto vale la forza d'attrito radente dinamico durante la salita e poi chiede quanto vale la forza d'attrito dopo che la moneta si è fermata. Ora, sulla seconda parte discuteremo se è possibile che la moneta si fermi e in quel caso quello che ci verrà chiesto sarà la forza d'attrito radente statico e ne discuteremo. Dunque, prima di tutto, l'oggetto da considerare è ovviamente la moneta e dunque rappresentiamo subito le forze in uno schema di corpo libero. Questo è il peso applicato sulla moneta, chiamiamolo pure P. Ovviamente noi sappiamo che il peso ha due componenti che visualizzeremo dopo, una parallela al piano e una perpendicolare al piano. Quella perpendicolare preme la moneta contro il piano e fa sì che questa subisca una forza di reazione vincolare che chiamiamo N. Però diciamo le due forze applicate per ora sono il peso e la normale. E poi c'è l'attrito. La forza d'attrito radente dinamico è sempre diverso opposto al verso del moto. Noi abbiamo supposto che la moneta fosse lanciata verso l'alto, quindi la forza d'attrito radente dinamico dovrà essere una forza applicata in senso opposto al verso del moto. Chiamiamola pure FD. Ora ci viene chiesto quanto vale la forza d'attrito radente dinamico, che come si vede collabora con P parallelo al piano per rallentare la moneta. Impostiamo soltanto un sistema di assi cartesiani, come sempre mettiamo gli assi X e Y in modo che l'asse delle X sia parallelo e nello stesso verso del moto della moneta e l'asse delle Y sia perpendicolare all'asse delle X. Cerchiamo anche di disegnare adesso le componenti, quindi magari utilizzando una matita un pochettino più sottile, cerchiamo di scomporre questa forza peso nelle sue due componenti. Beh, una delle due componenti sarà questa. E l'altra sarà questa. Adesso rifiniamo le cose, quindi questa sarebbe, scusate, è un po' poco evidente la freccia. Ovviamente tutto deriva da questa scomposizione. Quindi qui abbiamo il P perpendicolare al piano e qui abbiamo invece il P parallelo al piano. Scusate, non è molto evidente, però insisto sul fatto che P perpendicolare e P parallelo, che magari adesso segno in modo un po' più chiaro, P parallelo e P perpendicolare, non dovrebbero far parte degli schemi di corpo libero perché in effetti non sono delle forze extra, sono semplicemente le componenti di una delle forze già presenti e per questo ho scelto di rappresentarle in rosso. Non scrivo il solito sistema delle componenti cartesiane legate all'accelerazione perché in questo caso non abbiamo interesse a studiare tutto il moto. Noi questa volta dobbiamo determinare soltanto FD. E allora la cosa che noi sappiamo, l'abbiamo imparato ormai da molti esercizi, che la forza normale tra la moneta e il piano è pari a P perpendicolare. E che la forza d'attrito dinamico sarà data da mu con d per la forza normale. Siccome questa forza normale è anche,
pi perpendicolare e pi parallelo torneranno più volte. Io li calcolo un momento perché poi saranno ancora utili. Ricordo che l'angolo alfa, che è l'angolo di inclinazione del piano, si ripete anche fra pi e la perpendicolare al piano. Quindi calcolo per comodità pi perpendicolare. Pi perpendicolare sarà dato da m per g per pi perpendicolare e adiacente ad alfa, quindi per il coseno di alfa. E quindi abbiamo 0,014 kg per 9,81 metri a secondo quadro per il coseno di 18 gradi. Andiamo a calcolarlo. Quindi cominciamo: il coseno di 18 gradi moltiplicato per 9,81 e moltiplicato per per la massa 0,014. Quindi viene un 0,131 e questo rappresenta questi sono newton. La pi perpendicolare e dunque anche la forza normale. Ci servirà anche pi parallelo per i ragionamenti che faremo. Pi parallelo si calcola come mg per, dunque pi parallelo è opposto ad alfa, quindi per il seno di alfa. E quindi facendo i calcoli dobbiamo di nuovo prendere il seno di 18 gradi, moltiplicarlo per 9,81 e per la massa 0,014, che ci porta a un valore di 0,042, diciamo, 0,042 newton. Ora, viaggiamo diretti su FD. FD si calcola moltiplicando mu con D per N. Abbiamo detto che N è uguale come valore a pi perpendicolare, quindi è come fare 0,23 per 0,131 newton. Quindi 0,23 per 0,131 da uno 0,030. Newton. E questo è il valore della forza di attrito radente dinamico mentre la moneta sale. Ora, F parallelo collabora con FD per rallentare la moneta, ad un certo punto la moneta si fermerà. E qui possono verificarsi alcune situazioni. Immaginiamo che la situazione possa essere rappresentata qua. La moneta si è fermata in questa posizione. Ora, che cosa succede? Succede che siccome la moneta è ferma, la forza d'attrito dinamico si è annullata, perché la moneta è ferma rispetto al piano. Resta pi parallelo, quindi diciamo le forze applicate continuano ad essere la normale e il peso, che con le sue due componenti, pi parallelo e pi perpendicolare, determina tutti gli effetti sulla moneta. Pi parallelo è quella che può far scendere la moneta e pi parallelo, abbiamo detto, vale 0,042. Ora c'è da chiedersi, riuscirà la moneta a scendere oppure non scenderà? Bisogna vedere. Nel momento in cui pi parallelo imprime una forza alla moneta di 0,042 newton in basso, nasce sulla moneta una forza d'attrito statico nel senso opposto, perché la forza d'attrito statico è opposta al possibile scivolamento. Ma ci chiediamo, la forza d'attrito statico potrà sopportare 0,042 newton? Andiamo a calcolare quale potrebbe essere il valore massimo della forza d'attrito radente statico. Il valore massimo è dato dalla formula mu con s per n. Nel nostro caso vuol dire 0,35 per n è sempre al solito 0,131 newton. Vediamo dunque quanto vale.
0,35 per 0,131 mi dà un valore di 0,046. Quindi l'attrito statico massimo può essere 0,046 newton. La forza, la componente parallela al piano del peso, imprime una forza verso il basso di 0,042, che è inferiore all'attrito statico massimo. Dunque la moneta riesce a rimanere ferma. Ma attenzione, se la moneta è tirata verso il basso con una forza di 0,042, la forza d'attrito statico che nasce come reazione a pi parallelo sarà esattamente uguale o opposta a pi parallelo e quindi varrà esattamente 0,042 newton. Non fatevi ingannare da questo valore, questo è solo il valore massimo, ma nel momento in cui la moneta è ferma e risente di una forza verso il basso di 0,042, la forza d'attrito statico che effettivamente agisce su di essa è soltanto pari a compensare il pi parallelo, quindi 0,042. Potremmo inclinare un po' di più il piano, più di 18 gradi, in questo caso allora evidentemente pi parallelo crescerebbe, a un certo punto diventerebbe uguale a 0,046, che vuol dire che quella sarebbe la condizione limite di distacco per la moneta, aumentando ancora l'inclinazione, a quel punto pi parallelo supererebbe la forza d'attrito statico massimo e quindi la moneta potrebbe scendere ed entrerebbe di nuovo in un regime dinamico.